oggi videovlog. Sto fumando, sono già a casa del mio ragazzo Roberto, qua su a Senigallia, e faccio il vlog perché... Boh, pensavo che sta di la madre. E perché stasera andiamo al labirinto di paura. È dall'anno scorso che ci volevo andare e quest'anno ci vado, quindi stasera il primo spettacolo c'è alle 9:30 e l'altro a mezzanotte e mezza, ma noi andiamo quello delle 9:30. Doveva venire anche l'altra coppia, quindi l'amica mia con il ragazzo, ma non vengono più perché hanno da fare, vanno da altre parti, vabbè, eccetera. E ci andiamo, vediamo un po'. Con me, se c'è una cura, no? C'è anche Roberto? Armando, Ah, poi la biscottina. La levi subito. La fai aprile. Aspetta, dopo ti sto raccontando. vieni qua. Cosa hai fatto? Ah, che figata, guarda, Dove? Armando? Non c'è levi, guardala. Guarda, lei. che sta qui sotto, ora posso prenderti. Armando? No, levi, no, te ce l'hai, perché io l'ho preso. Avevo preso questi qua, i Biscotti e nosso. Sarebbe questo. Lady, lascialo stare. Io l'ho preso anche per Lady, però io lo do a casa perché ce l'ho giù di sotto. Vabbè, in macchina, non so, scordata. E io vi stavo dicendo, praticamente si chiama labirinto di paura. Cioè, veramente si chiama labirinto di Onk, boh, non mi ricordo. E praticamente è un labirinto veramente grandissimo. Io l'ho visto dall'alto in tre foto su internet. È veramente gigante. Quindi vi sto facendo una specie d'anteprima del labirinto perché vi faccio solo questo pezzo qui di vlog e poi vi faccio vedere direttamente quando andiamo lì che comincio a riprendere perché... È la parte più bella, quindi non voglio che manco mi si finisce il cellulare che mi si scarica in faccia adesso con metà carriera. Va bene. E praticamente ti entri, ti devi portare la torcia. Infatti mi sono vestita comoda e c'ho le... Lady! Lady! Non è tuo! Lady, via! Non è tuo, to' Armando, to'. No, Lady, no! Te ce l'hai! Non è tuo! Ah, che sta a fregare, lo so Armando. No, Lady! Non ci provare che non è tuo. Oh, allora, te ce l'hai, a casa te lo do, passera, non è tuo, patata. Armando, sì, Armandino, eccolo. Un po' giuro, tu po' giuro. Cane del mio ragazzo, questo Armandino. Davide, Lady. Davide, Davide. Zitta, zitta, ogni volta che dico così, vai a questa, boh. Vabbè, stavo dicendo. Del labirinto, insomma, vi dovete portare la torcia perché lì è tutto buio. Immaginate le canne del mais, cioè il mais, le canne del mais alte 2 metri. Te devi entrare in questo labirinto e cercare la via d'uscita e ti danno la mappa. L'entrata costa 10 euro a testa. I bambini no, infatti mio figlio non c'è perché non ci possono andare. Dai 16 anni in poi sì, quindi dai 16 fino ai 17, però accompagnati dai genitori, 18 anni, ovviamente maggiorenni, vai da solo. E niente. E andiamo, insomma, in questo labirinto ci stanno gli assassini, i zombie, i mostri. Io l'ho visto il video, Tog, è carino, ma non pensavo che ti rincorrevano pure dietro. Fa vedere due ragazze che attaccano ancora, c'è cioè, sto poliziotto che le seguono con le lenti a contatto, quelle bianche, no? Tutto sgraffignato, insomma, di sangue, queste robe così, tutto squartato, tutti i tagli c'è cioè, il viso, del corpo. È una figata, ha fatto vedere uno con la motosega che ti corre dietro con la motosega, uno con l'ascia, insomma, un casino. Io non vedo l'ora di andarci, mi cagherà addosso, sicuro. Rompe, cioè, mi cagano addosso, sai cosa? Il fatto che è già buio, perché dopo c'è anche mezzanotte e mezza, noi andiamo con lo spettacolo con le 9:30, che è mezzanotte e mezza è troppo tardi, che loro stanno richiusi dentro alle canne del mais, ti scappano fuori e ti fa tipo boh, ti viene fuori così, lì un attimo di sorpresa fai, oh oddio, no? Un attimo di sorpresa ti viene a faccia, no? E quindi non te l'aspetti, quindi un attimo zompi. Sentirete le Madonne stasera, speriamo di non mi scappa qualcosa. Vabbè, e niente, solo quello. Se no, capito, te li vedi davanti, te cammina i zombie, tutti così, tutti squartati di sangue. E non vedo l'ora di andarci, non vedo proprio l'ora. Me lo sono pure sognato stanotte. Che poi, ragazze, non pare, ma stava lì del semate a fa spesa lì, stavo così, in zombie ero io. E stasera mi sa che vado a fare compagnia ai zombie. Farò mettere paura alla gente pure io perché camminerò così. Solo che non sono squartata e niente, non c'ho sangue addosso. Ho dormito 6 ore, ho dormito pochissimo, ho dormito poco, 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 poco. Proprio pochissimo, infatti sono proprio a... Ho preso il caffè prima per tirarmi su, ma sono sempre sonno, sempre stanca. Vabbè, speriamo di riuscirci stasera. So, cammino così. Insomma, te c'è sta mappa e tramite sta mappa di cercare la via d'uscita sul labirinto, ma è veramente grande. Se volete lo potete andare a vedere su internet, scrivete labirinto di paura Senigallia, anche su YouTube lo potete andare a cercare e vi compare il video.
chi lo vuole vedere o chi ci vuole andare, chi è qua in Telemarche, insomma, io sono da Ancona, quindi chi è qui in Telemarche, insomma, ci può andare, che da Ancona si regala di sta mezz'oretta più o meno, così. Ed è bellissimo, non vedo l'ora. Quindi per questo faccio il videolog, faccio il vlog di questa giornata. Adesso non vi prometto niente, dopo comunque vi dirò quando sono arrivati nel labirinto, dopo, prima di darvi la buonanotte, più tardi, quello che è. Dovrei andare a comprare, se riesco oggi, perché dovevo fare anche un po' di giri, a comprarvi le cose per il giveaway. Non le prendo più su Amazon perché non ci capisco niente, poi non ci ho mai comprato niente, anche ragazzo mio, perché tramite ragazzo mio gli ho dato già i soldi a lui per comprarvi le cosine su perché io stavo pensando, non so dove comprarvi queste cosine, adesso vedo se o da Essence o da qualche altra parte, adesso vedo qualcosa di carino. Compro quello, aspetta. Ah, mettilo lì, sì. Grazie. No, niente, era la mamma di Roberto. E niente, non so dove andare a comprare queste cose da Essence o qualche parte così vedo. Non vi prometto nulla, comunque non preoccupate che il giveaway lo farò sicuramente. E penso che oggi se riusciamo, perché che ore sono? Poi vabbè, le 5 e mezza. Devo fare un altro po' di giri, se riesco vado a prendere queste cosine per il giveaway. Vedo 5, 6, 7. Io prima avevo detto l'altra volta su Amazon, sono andate prima del giveaway, però vi ripeto, non ci capisco niente, anche per acquistare robe, boh, non ci capisco niente. Io sono handicappata io che vedo io, ragazzo mio uguale, quindi niente, ciao. Perché lui c'ha la PayPal, pagava lui, però cioè gli dava i soldi a lui, dopo lui pagava, vabbè, con la PayPal. Però boh, non ci capisco niente, quindi niente, niente Amazon, mi dispiace. Però adesso vedo che compro qualcosina sia di unghie che di trucco. E vedo. E niente, vi ho detto tutto. E qualche altra cosa che devo dire? No, sono. Mi vedete, sono wow, felice perché è da un anno che sto aspettando andare in questo labirinto di paura. L'anno scorso non ci siamo andati più perché per fatto di William, mi pare. Pare per fatto di William, sì. E quindi non ci sono andata più. Però quest'anno ho detto no, William, mamma, ci voglio andare. Dopo lui non ci può venire. Però lui mi ha detto no, no, vai, vai, io non ci voglio andare, c'ho paura. Vabbè. All'inizio mi ha detto sì, ci vuoi venire pure io, poi appena visto il video no, non ci vengo più mamma. Va bene, niente, vi saluto, vi mando un bacio, ci vediamo dopo appena iniziamo il labirinto di paura o prima che arriviamo, non lo so, dopo vedo, perché voglio lasciare apposta la batteria per il labirinto apposta, quindi questo vlog si basa soltanto sul labirinto di paura, quindi per questo vi sto facendo questa prima anteprima, diciamo, per parlarvi di questo labirinto di paura, che vi dicevo, sì, bisogna portare la torcia perché lì è tutto buio, io mi sa che me la metto qua. In più c'ho il telefono, faccio il video, c'ho la torcina del video, insomma, quando riprendi, quindi si vede. Roberto pure, poi ci portiamo anche una bottiglia d'acqua perché siamo rimasti a sede. Se fa caldo, eccetera. A parte essere rinfrescato, se sta bene. Madonna che chiacchiera che c'ho, avrò rotto le palle perché sono 8 minuti che sto parlando, quindi chiudo. Niente, dai, ci vediamo dopo. Ciao. Guarda che figata. Entri, ah no, entri qua. Ma lui ce la fu io, non c'è mica. Eh no, vabbè, tieni. Ho fatto pian colpo, pensavo che già c'era. Ma perché già urlo lì? Mo ci sei, stammi dietro. Mo, te di tanto guarda la mappa, che io non so dove andare. Io sono la gente. Ah, io pure seguo la gente. Attenta per terra, se dove. Sì, li vedo. Mo, si comincia a non vedere niente, fa luce. Ce n'è una lì, che figata! No, non è vero. Ah, no, era un fiolo. Oh, scusi. Mo, niente. Sente un mu. Mamma mia, guarda. Questo già si è perso. Sasha! Ma perché vai in dietro? Nelly! Allora, mi dai sta mappa! Vieni giù da qua, dai, via! Ma perché urlane? No, qui è chiuso! Oh, vabbè, oh, stavo tutti. Stavo ammazzando! Ma ci scemi! Oh, io seguo la gente! No, ci sei. Ma guarda che ti sei aggregato proprio sulla fila che non cade, la fila, porca.
stiamo a girare intorno qua. Mi sa che stiamo a girare intorno, sì. No, no, siamo andati qua, non stiamo a girare intorno. Siamo davanti voi. Ma raga, dove cazzo andiamo? Oh, ma io se la gente mi frega un cacchio, io non so dove andare. No, aspettate che non vedo niente. Dammi i morti, quindi andiamo dritta. Qua non mi fido. Oh raga, davanti sono i morti, sicuro. Quindi andiamo dritta. Aspetta, stammi vicino. Oh, a me non mi si vede un cazzo, però. Mi dai la torcia un attimo, stoppa. Dammi un po' la torcia, quella per la testa, non ci vedo niente. Leva questa, tu affitta questa, dammi quella. E c'è sì. Fa luce. Top, via questa di tu qua. No, ci so che. Uff, io volevo fare il video, non si vede niente. Mo segue la gente. De qua allora, mi sa, se sente la gente di qua a sinistra, pare. Ma sei là, no? Ecco. Buonasera, tutto bene? Anche te? Oh. Perché se sente la gente urla. Da qua. Oh madonna. Sì. Buonasera. Brava, sta buona. Sta buona. Oh, un attimo, all'improvviso mi sono vista davanti. Come chi è? E chi devo dire? L'ho ripresa, speriamo che l'ho ripresa. Tanto. Sì, ma non c'è qualcun altro, sennò. No, non ci credo. Che figata. Che figata. Mi sa che... Ma che zero. Figata. Dopo? Ma quindi se va di là, mo, se va di là. Non so. Perché tornare indietro è chiuso? È chiuso? Perché tornate indietro? Perché tornare indietro, mo? No, vengo da un'altra parte. No, non è il punto. C'è mille persone. Vabbè, comunque pare che... No, mo, mi fai salire? Grazie. Tutti con lampioni, ma sì. Ma perché tu sei brutto? Ma quanto sei brutto? Ma la signora gli è scappato il coso lì, il personaggio. Oh, dai, dai, avanti, dai, che bello! Dai, che primi non muoiono mai, muoiono sempre gli ultimi! Quello è vero! Mo ci sei? Mo che famo qui o là? Famo qua, per me qua, vai vai. Proviamo qua. Non è niente. E dai Andrea, sennò stiamo tutti in una parte. Vieni! Oh, oh. Hanno più paura che da noi al momento. Ma mi fai vedere? Vado io avanti se è. Quali mai se ne che? Sì, ma non ci arriva uguale. Eh vabbè, rimarremo qui fino a domani mattina. No, prima o poi la trovi. Fanculo. Ma mi sa che è quello di prima qui. Oh, sei bella. Oh, figato. Mica se vedi, sono nascosti bene. Non lo so. Boh, andiamo di qua. Prima posso, potremmo pure via, ormai l'ho fatto. Sì, a me farebbe schifo nascondermi dentro i mais tutti iniziati. Un po' sentimentale con lui, perché la gente pensa che lui sta con lui. Ti immagini, faccio, gli faccio, ah, beh, ti dici che l'ho fatto. Sei bello. Ciao, che figata. Grazie. Prego. Grazie, che bella voce che c'è. Oh, mi dai morto un momento. Oh, c'ha una bella voce, Rocca.
Vedi, qui non ci siamo venuti, che c'era quel ragazzo, quindi... Quell'altro salve prima. Mi sono preso in coma. Buonasera, io buonasera. Sta buona. E bravi però questi a fare. Mo per forza qua è chiuso, non so dove andare a mezzi grippi. Madonna, è la terra che... Poi loro smuove nelle foglie coi bracci, pare che c'è... Era di qua. Me sa, perché là mi sa. Dritto, troppo ovvio. No, andiamo dritto. O di qua. Boh, lì mi pare. Madonna, se cammina male, però. Qua si sente urlare. No, ma a destra. No, no. No. È perché se uno trova prima l'uscita, mo. Qua se ci perdiamo, io devo seguire la gente, io mi voglio stare qui fino alle 6 della mattina. Pizzica. No, non c'è sti pali, io non li vedo sti paletti. Manco io. Sto a morire caldo. Boh. Ah, questi altri. Dov'è il paletto che ne hai detto che ne hai trovato? Ma che ne so? Eccolo, mo uno, due. Due, ci siamo. Capirai, voglia, dobbiamo arrivare al 10. Quindi ci siamo, vedi? Ah, si pizzica la schiena. Madonna, guarda come tocca camminare così. Pare che sono zombie, guarda. Mi vedi? Infatti c'è il filo, vedi mo? Per terra fino a lì, vedi, eccolo. No, non è vero, l'erba. Questo. No, non c'è più. Chiusa? Dritto. Cruda, buona cruda. Ah, mi pare. Vedi, questo ti dicevo di filo, quello lì per terra. Poi stai seguendo quello. Questo era che è Tajani. Si cammina male però. Si poteva ne mettere qui. Ah, bello. Aspetta, aspetta. Ma perché mi sei dappannato quando mi si avvicina e non voglio più lì? Sento cosa? Prova con me a farlo. No, no. E te fallo col tuo. Oh, aspetta. Vieni qua, vieni qua. È sparita di là. Era andata di là. C'è Sanne, eh? No, vabbè, ma si vede, mo. Figa. Mi ha detto che mi toccava il micro. T'ha toccato? Cosa, la denuncia? Oh, per il... Ah, per il... amore, ti spaventa, purino. Se quell'altro si sta ancora... Oddio, mi sta ammazzando. C'era una buca. Lì c'è una luce. Perché c'è una luce blu, mo? Ah, ecco, c'era una qua, mi sa. Ma è mistico sto posto. Oh, che figo. Una qua. Buonasera. Bella la sirena. Ma vedi che mi si vede appannato, perché? E che ne so. Vedi? Ah, qui c'è la sirenetta. Ah, qui abbiamo trovato la sirenetta, la pirata. Sì, però io e te, dai, vedi? Oh, non ci capisco un caso. Anch'io voglio fare sto lavoro, è una figata. Non amo, muoio, ho perso gli altri.
Ciao. Mo andiamo da là? Proviamo a andare là? Proviamo a andare là sopra? Oh, proviamo a andare sopra. Mi fai vedere? Che è? Oh. Ah. O là sopra o qua? Non amo, sinistra o destra? Decidi te, dai, dopo decido io la prossima. Allora, allora, sapete. Allora. Ah, gli ha dato l'indicazione, dov'è? De là, di qua, dov'è? Rimango qui finale 6. Mo donna, sinistra o destra, decide te, dai. Vede la mappa un attimo. La mappa, c'è piaciuto una sigla. Quando siamo? Tanto. E c'era il numero 1. Siamo di qua, vero? È uguale. È uguale, vedi, capito? No, ha detto di là. No, ha detto di qua, è uguale. È uguale su di là. Dividiamoci, dai, che ci riproviamo. No, no, mamma mia, ho sentito un'altra voce. Voglio riprendere io i mostri. È figata. Era una figata così. Che siamo sulla strada. Eh sì, mi sa che ci siamo. Eh no, ma è troppo però. Oh, siamo all'inizio. No, avevamo trovato un'altra cosa, vedi lì c'è sta il diavolo, mi sa. Mi fai vedere? No, dai. È tipo il maiale che ammazza. Grazie, maiale. Ammazza. Siamo arrivati già al quarto. Qui siamo al quarto, vedi? Dobbiamo arrivare al decimo. Che se fanno le foto? Prova a guardare. Aspetta. Mo? No, ti vedevo. Dai. Non sto a morire. E qui è tutto un tentativo. Non posso essere che fiori lì. Ricky! Scusa, scusa. No, no. Stiamo cercando un bambino. No, no. Un attimo. Oh. No. Infatti devi mandare qua. E devi seguire i mostri. C'ha ragione. Qui c'è un mostro. Cercando un bambino, per me sta fa l'amore, però. Eh sì. Cioè, vabbè, questo fa paura. C'ha una roba dentro. Ma come fa questo caldo a tenersi? Ti mi sa che devi seguire i mostri in duenne. Quelli che non hai visto, penso, per me stiamo andando bene. Sento che stiamo andando bene, in questo senso. Sì. Mi stanno a rossicare bestie. A me no. Sta zitto. Ma sei sempre te! Prima non ce l'ha fatto, bu. Settete, adesso ce l'ha fatto. No, no, non ce l'ha fatto, l'avevamo visto, ma non ce l'ha fatto, bubu, settete. Perché in mezzo alle fratte se nasconde, queste stronze. Capito. Queste no, perché troppo strette, ma quelle un po' più larghe, ya, fa boccacci. No, è giro giro tondo. No, te prego, il 5 fa mai i piedi. Attento che questo te fa bu... cacchi, ma mi sa... infatti, questo sta sempre qui. Allora, a sto punto, mi sa che noi stiamo sempre qui. Se, infatti siamo noi, mi sa che siamo sempre qui, non sto a capire niente, boh. Se li ha provato a fare tipo queste strade. Ciao, eccolo laggiù, guarda, eccolo laggiù. Mi sa che qui. Boh. Mi sa che è qua. Perdona. Ma non è semplice. Quando arrivo a casa mi fa la doccia, boh, che sto a morire. No, vabbè. Mamma mia, persecuzione, come ci sei? Sentivo una vocetta, dico che cazzo è? Ma infatti, sentivo, mi sono girata, ho visto questo che... Boh. Oh, si sarà innamorato di te, mo.
La mandrete. Allora mi sa che ci siamo. In dritto. Guarda, se maiale mi sparo, No, poi non mi puoi dire, ho perso il fiolo, come fai a dire? C'è posta ai fiori. Oh, questo no. Oh, era ora, sono da qualcosa. Dai, urla, no, aspetta, la orecchia mi fa male, urla. Ma che sei fermato? Il mosso è passato prima, ma che sono aspetta. È la seconda volta che ti prima io faccio la volta. Ok. Ma mi sale giù? Adesso saliamo su. Non ci ho fatto più. Sinistra, no scusa. Se volessi andare a 5, caso mai. Tante volte al palo 5. Tante volte non te venisse la parola, No, proprio senza parole, Bello. Destra. C'è la gente con te. Destra? Sì, sì, Destra. Okay. Cazzo, si dice pure a piedi iniziati che... Siamo al palo 5. Oh, è vero. Ma dove sei? Lei l'informazione, che lei sta qui, mi sa capito? Pezzo. Che tu è merda, ma prendo qui. Io so, l'ho comprata. Voi ci avete... Allora, capiamo un attimo. Dove siamo? 5, 6... 5. 5, per arrivare al 6... Aspetta, 5 lì, quindi dobbiamo dritto. Andare, no, su, qua. Tira a destra. Aspetta. E poi andare giù. Ma dove sto andando, Trappola, andare giù. Porco giù. Sì, vabbè, dai, andiamo giù un po'. Fino ad ce l'avevamo fatta. Porco mio. oh, scappa, è normale. Mi è piaciuti gli occhi. Madonna che ha tirato giù. vabbè, ma te le fa scappare. Cioè, voglio dire. Io pensavo perché stava a cascare. C'è una carrozzina, mi metto a sedere. Ecco, no. Ma zombie, bello! Sì, guarda. Mo, pure te, dai, però! È una donna, la Edi. Oh, c'è il 6, ecco, perché quando ce n'è loro così, vuol dire che c'è il palo, sicuro. Allora, in prega, ce n'è 10. Adesso a morire caldo. Guarda che giro che devo fare. Il 7 sta in quel mondo. Aspetta. No, non urlare che c'è timpa. Prima mi hanno urlato, ma è... No, ma non è. Ed è qua? Beh. Sì, vedi che non giro. Vedi che non c'è strada, ed è qua. Da qui dovevamo prendere qua. Questo è il 6. Ok, andiamo. Stiamo andando bene. Siamo arrivati al palo 6. Noi dai, dobbiamo cercare il 7. Allora di là, dai, andiamo di là allora, dai, dietro front. Su dritti? Sì, dritti, sì, penso di sì. Ma fan bagno li mortacci tuoi! All'improvviso! Oh, è il primo che mi ha fatto più un colpo, prima no! Sei bello, però! Infatti è bello! È bello, c'ha un bel viso, sì. Scusa, mo, bene! Dai, se una mucicata non è che ti piace. Dai, scherzo. Io ho detto, sì, bello, però un attimo hai fatto più un colpo. Perché eri intento a seguire voi altri. Su queste strade qua non ci avevo mai provato a andarci, però... A sinistra? Ma dove vai? Non lo so, non ci avevo mai provato a andare in queste strade, però non so, boh. Oh, il primo che mi ha fatto più un colpo. Il primo. Ma che è l'unico che ti ha preso la sprovvista. Capito? Guardate, senti io la prima. Me posso fidare di te? Porca puttana, che cazzo di infarto? Perché è quello? Ah, beh, io pensavo c'è qualcuno. No, ci sei. Oh, carietà, aria. Cioè, ste canne te fanno i pesbuchi. Ah, beh, quello di prima. Sì, è sempre lui. Vabbè. No, di qua andiamo al 6. Oh, senta, e allora è qua dove c'è il vampiro, cioè da qua. Ah, seguimo il vampiro che... Oh, io seguo il vampiro. No, nel senso, perché comunque... Vediamo un po'. Seguimo, dai, seguimo. Dove ti metti io? No, non lo so. È 7, ho sentito. C'è il 7 qua? Sì, ah, vedi? Passa. Vabbè, lo saluteremo. Ciao mostro.
Apposta, c'è qualcosa di come sa che era qua. Aspetta, chi lo vuoi? Ah, che figata questo. Questo è bello un po'. Questo è bello, sì. Quello è bello. Questa notte è un sedotto. Se c'è sta di mostri qui, scippi, vabbè. Dai, mo, muovete, andiamo a piazza sto 7, lascia sta sto mostro. Ma il 7 chi? Dove lo vedi? Quello. Ma dove lo vedi? L'ho visto, infatti magari ti mostri che ci fossero. No, ti fa la foto. Ma che ne so, c'è una roba intatta, mostro. È il paletto, mi sa che sta più giù l'ora. Qui c'è un palo, ma no, un coso. Ah, ma se passa di là, allora andiamo da qua. Ah, ma quello non è vero. Ah no, ma il cavallo è vero. Oh amore, quanto è bello. Guarda come sta fermo, però porre animale, gli daranno da bere, cioè. No, perché gli animali così, per quanto sono animalista io. Dai da bere, cioè. Ah, basta che. Guarda se è bello poi come cavallo, tutto macchiato. Ti dice che là? Boh. Andiamo dritti. Dai, andiamo dritti. Oh, sai tante se torna giù. No, io sto a morire. Ah, te ho sgamato, non ho mai fatto per colpo. Perché l'ho sentito. Non sei bravo, eh. Non ti devi far sentire, se no. Stai a vedere, te mi inculano, guarda. Vabbè, ma come fai a chiedere? Andy! Sì, sì, no, c'è ragione, c'è ragione. Andy! Non dirò nulla, però. Vabbè, dai, andiamo insieme, dai, vengo pure io a fare. Io pure sono zombie, non ho dormito niente. Qual è il tuo colore preferito? Il nero e il rosa, proprio nero. Andy! Non dire le bugie! No, aspetta, dopo... Se vuoi posso mangiarti. Ah, beh, qui c'è voglia a mangiare, a me non mi dimagrisco un po', mi levi un po' di carne. Andy! Guardi! 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 Non urlare che ci sento ancora! Oh madonna! Te l'ho detto, cosa ho detto? Vuoi vedere adesso che mi incula? Ecco, detto fatto! Sto a far morire da niente! Oh! Se mi mangia qualche pezzo di carne sono contenta! Ciao! Madonna che faticata, avevamo fatto 4 km di labirinto, se non di più, ma non ci siamo quasi mai persi. Ogni tanto tornavamo allo stesso punto, ma rare volte. C'era sti paletti che erano numerati da 1 a 10, dove arriva l'ultimo. O se no arrivavi tipo a metà paletto, che numero era quello che dopo diceva? L'8 mi pare? No, l'ultimo che diceva per la strada più breve, però no, noi l'avevamo voluto. No, sono 5, 6. Vabbè, è così, e noi avevamo voluto fare tutto. Fa male tutto qua, sono tutta rotta. Alla fine ho fatto 2 ore di camminata perché è mezzanotte e ancora fa entrare fino a mezzanotte e mezza, che è dopo l'ultima. Io niente, ve lascio perché ho il 7% di. Niente, ce l'ha con le macchine. 7% di batteria sono arrivata. Non so questo video quanto durerà sto vlog perché penso tantissimo, ma io tanto ero concentrata per fatto del labirinto. A me non mi ha mai fatto paura. Certi zombie. Vabbè, era belli ragazzi, non so, c'era uno mi sarà attaccato lì vicino, cazzo urli. A una gliel'ho detto all'ultima, ho detto finisita a cappuccetto rosso, dopo non ho ripreso tutto perché mi stava finita la batteria, dico, dopo è troppo lungo. Però avete visto parecchio. Io ho detto stasettino, non urla perché è la prima che mi sto urlando le orecchie, ci sento ancora, eh. Urla ne cazzo urli. Ma è intamparato le orecchie. Vabbè, io comunque spero che questo vlog vi sia piaciuto, molto molto diverso dai soliti vlog. Io sono stata molto felice di essere venuta a questo labirinto di Ort, a questo labirinto di paura perché l'anno scorso ce l'ho lì. Niente, io se, insomma, se il vlog vi è piaciuto mettete un pollice in su e commentatemi, fatemi sapere cosa ne pensate, se vi è piaciuto questo labirinto o meno, questo labirinto di paura. E niente, noi ci vediamo presto al prossimo video, vi lascio un bacio e alla prossima, ciao! Ciao.